e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo qua perché devo fare la lavatrice stamattina prima di iniziare in assolutamente, Kati, ok? Si vede che mi sono svegliata da poco, appena alzata, e volevo utilizzare questo ammorbidente qua nuovo che ho preso ieri da Acqua e Sapone, che se non avete visto, non so se per voi era ieri, perché dipende da quando caricherò questo video, però vi lascio giù nell'info box comunque il link sicuramente dello shop che ho fatto, dello shopping da Acqua e Sapone. Questo qua è della Lenora ammorbidente concentrato, oro e fior di vaniglia, oggi lo proviamo subito. Intanto che ho fatto la lavatrice, volevo farvi vedere gli sfoghi che sto avendo sulla pelle. Le mani stanno guarendo, le varie ustionate che ho avuto dal camino, però gli sfoghi sulla pelle mi sa che si sta avvicinando il periodo di noi donne, che noi donne tanto amiamo. Ho già fatto anche skincare e infatti volevo andare a prendere solo l'ultima goccina, cioè l'ultima goccina, volevo andare a mettere sul viso una goccina di questo qua, Gentalin, che mi ha consigliato anche il medico di base, ma proprio una puntina così neanche da mettere sul brufolino. Mi piacerebbe anche comprare da, intanto se mi guardi lì perché ho lo specchio dietro di voi grande del bagno. Ok, lo tampono così leggermente sul viso, sul brufolino. Comunque, mi avete consigliato tanti anche i cerotti per i brufolini di Sephora, quindi vedremo, anche perché io soprattutto in inverno, magari poi vabbè, con tutto quello che ho mangiato anche nelle feste, che è stato un incubo, sono soggetta a tutti questi brufolini che ogni tanto mi vengono a fare compagnia, quindi intanto, Gentalin, poi magari proveremo altre soluzioni. Adesso vedremo cosa fare. Comunque, di sicuro adesso devo cambiarmi. Mi do una pettinata. Tra l'altro, oggi ho usato la fascia stamattina, questa fascia che mi ha regalato Simona, che ti ringrazio ancora, tesoro. Grazie, sono bellissime. Questa è la prima che utilizzo. Comunque, mi cambio e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Mi sono sistemata. Ho messo il mio maglioncino per stare in casa. E stavo testando alcuni prodottini. Allora, sugli occhi non è uno dei miei mascara, almeno prima mi piaceva, adesso si vede che ne ho scoperti dei migliori, perché io per le ciglia cerco più che altro lunghezza e volume. E qua c'è scritto: è di Maybelline, ho utilizzato il Ciglia Sensational Effetto Ventaglio Mascara. Devo dire che non mi fa impazzire, vi faccio vedere da vicino l'effetto. E diciamo che per essere un mascara, sì, non è tra i peggiori, ma non è neanche tra i migliori, anche perché ultimamente sto avendo grandi pretese, tra virgolette, dai mascara. Comunque, oggi ho utilizzato questo come palettina per il viso. Allora, come bronzer, allora, ho messo questo qua che ho preso ieri da Acqua e Sapone, che è il Creamy Bronzer nella colorazione 01 di Deborah Milano. Ho fatto un leggero contouring e come blush illuminante ho utilizzato la palettina Glow Garden Face Palette. Questa qui, spero che metta a fuoco. Ci sei, amore? Metti a fuoco? Eccola qui, la 01 Peach Paradox, che praticamente sì, mi è caduto, ho perso l'illuminante più chiaro, ma d'altronde sì, non faccio danni, non mi chiamerei Katia. Ho usato sia il blush che l'illuminante. È una palettina molto luminosa ed è una delle ultime uscite di Astra. Mi sta piacendo davvero tantissimo, però adesso volevo andare a fare due ritocchini. Per quanto riguarda il bronzer, qua ho anche ancora il mio specchietto che mi stavo truccando, perché questo, come sempre, io quando compro i trucchi non sbaglio solo a comprarli fisicamente, cioè online, che dici vabbè, online è più facile sbagliare, perché comunque non vedendo il prodotto da vicino, comunque non vedendo bene le colorazioni, è più facile sbagliare. Invece io sbaglio anche fisicamente, perché la terra, questo bronzer qua, io avrei dovuto prendere una colorazione più scura, perché comunque io sono chiara, ma non eccessivamente, cioè non è solo, non ho un color porcellana, quindi c'è un sottotono comunque giallastro. Eh sì, si vede poco e mi dispiace perché mi piace tantissimo la texture, si sfuma subito. Peccato davvero, comunque l'illuminante di Astra, ragazzi, è pazzesco. Ho già fatto un trucco make up no make up, diciamo così. Comunque sì, l'ho testata, mi piace, molto bella anche la sfumabilità,
Peccato, andremo a prendere anche la 02. Questo è poco ma sicuro perché è un prodotto che comunque mi piace perché rimane naturale. Sì, poi con l'illuminante io non riesco mai a darmi una regolata e devo sempre esagerare. Adesso vado a mettermi un rossettino, ma sono indecisa, ma penso proprio che metterò uno tipo lip gloss. Adesso vediamo, magari quello di Eufydra, vado a prenderlo. Eccoci qua, sì, vado a mettere questo qua di Eufydra che è Nude 2378, c'è scritto proprio così, nu, spero che si veda, ma quando mai, nu. E poi c'è il numero e questo qui è tipo un gloss, ma è bel idratante, che in realtà non è proprio un gloss perché non c'è scritto gloss, c'è scritto lip balm, quindi è un lip balm, però sembra un gloss da quanto illumina le labbra e le rimpolpa. Almeno a me sta piacendo tantissimo, l'ho preso in una combo con uno scrub in farmacia. Vedete, io quando lo metto mi sento subito le labbra talmente hanno bisogno di idratazione che comunque si idratano. Quindi questo è il make-up, no make-up, tra virgolette, del giorno. E adesso de devo lavare innanzitutto tutti i pennelli. Da-da, qua ho tutti i pennelli, spugnette. Adesso vado a mettere via il mio make-up, il mio specchietto. Io sono qua, ciao. Tra l'altro mi piace tantissimo questa nuova fascia. Una volta fatto questo, adesso accendiamo anche la mia candelina, che sono quelle natalizie che ho preso all'Eurospin e che sono avanzate. Aspettiamo anche due pacchetti che dovrebbero arrivare oggi, almeno incrociando le dita. Uno che so già che è di Notino, perché ho preso la mystery bag, c'era su Notino con un acquisto di 25 euro, ti davano una mystery box di Revolution, di Make Up Revolution con Notino, e sono molto curiosa di vedere cosa regalavano, però i prodotti da arrivare a 25 euro per prendere la mystery bag gratis sul sito li ha scelti il CRI, quindi non ho la minima idea di cosa mi sia per arrivare, vedremo, poi comunque faremo un video a parte dove li testeremo tutti. E poi oltre a quello dovrebbe arrivarmi anche un regalino di una mia amica che poi vedrete. Il mio che ho fatto a lei è arrivato, sono super contenta anche perché ho cercato di accontentare un po' tutta la sua famiglia, che tra l'altro sono bellissimi e comunque scoprirete tutto più avanti. Incrociamo le dita che arrivi il corriere. Adesso vado a lavare due tazze che non ho ancora lavato nulla. Vado a lavare due tazze e poi ci vediamo nel corso della giornata. Si conferma ragazzi, non è uno tra i miei preferiti perché comunque manca qualcosa sulle ciglia. Stavo guardando adesso su internet, sul sito di Giallo Zafferano, una torta alle mele. Visto che ho delle mele gialle in casa e ho paura a farle diventare proprio vecchie, perché ormai sono qua da un paio di settimane e sono ancora buonissime quelle gialle, voglio fare questa tortina e oggi la facciamo insieme. È la torta paradiso alle mele. Come non detto, prima di fare la torta, sentite? La lavatrice canterina, quindi adesso stendiamo. Ma vi rendete conto? Canta sta lavatrice. Sentite? Roba stesa e ho steso in bagno le mie vestaglie e una mia felpa. E qui sullo stendino ho steso la rimanenza della roba e adesso andiamo a fare davvero la tortina. Tra l'altro ho lavato in lavatrice, io questi quelli che uso per togliere le maschere, che li avrete visto nel vlog di ieri, che ve lo lascio giù nell'info box dove vi ho fatto vedere la nuova skincare, gli acquisti di acqua e sapone. Comunque questi sono di Lidl per togliere il muco, il muco, sì, buonanotte, per togliere il trucco. Sono dischetti per strucco infatti, ma io li utilizzo per togliere le maschere, li lavo in lavatrice, li lascio asciugare. Qua c'è la mia beauty blender e adesso andiamo a fare la tortina. Ho preso la mia tortiera in silicone, almeno questa è pronta, preparo gli ingredienti e via con la tortina! Ho già preparato tutti gli ingredienti, ovvero allora qua abbiamo il nostro frustino che ci servirà lì e la ricarica doppia per la Canon, se no il video se no mi viene a metà. Comunque cominciamo con allora 200 grammi di zucchero, 150 grammi che è all'interno di questo qua di farina 00, poi abbiamo 150 dietro lì di fecola di patate, poi 100 grammi che deve essere a temperatura ambiente non sciolto, che poi andrà frustato appunto col frustino di burro, quindi sì, di burro 100 grammi a temperatura ambiente.
4-5 mele, io ne ho prese 4 al limite, ne vado a prendere un'altra, anche perché ne ho 7, vabbè. 3 uova, abbiamo una bustina di lievito, questo qua per dolci, e il limone con la grattugia che poi ci servirà nel procedimento, la grattugina mia classica che ormai conoscete. Via col procedimento, vado a prendere anche la terrina per lavorare. Innanzitutto sto preriscaldando il forno intanto che componiamo la nostra torta a 180 gradi. E nella terrina, intanto qua ho tutto il procedimento che sto seguendo, bisogna cominciare a mettere il burro a pezzettini, tutto quanto, così almeno poi andiamo a mischiarlo con lo zucchero, quindi è bello morbido il burro, meno male, perché sennò c'è scritto che non va lavorato freddo, ma va lavorato a temperatura ambiente, che non avevo neanche le ciotoline, ho messo tutto nei piatti, quindi devo lavare mille robe dopo. Perfetto, comunque adesso cominciamo con il frustino finché non viene un composto bello cremoso, c'è scritto. Una volta ottenuto un impasto che tra l'altro non è proprio cremoso, speriamo che sia giusto perché comunque il burro era morbido, vabbè, bisogna mettere un uovo alla volta e poi sempre frullare. Infine bisogna aggiungere la farina, quindi andiamo a mettere la nostra farina, poi adesso frullo, poi la fecola, il lievito e la scorza di limone e poi passiamo alle mele come ultima fase. Alla buccia del limone va tagliato a metà e spremuto all'interno, quindi mettiamo anche il succo e poi facciamo le mele a pezzettini e le mettiamo all'interno. Ragazzi, è arrivato il momento di intortarla, di metterla nella tortiera. Questa non serve imburrarla perché in silicone si stacca subito. Inforniamo e ci vediamo tra 40 minuti, perché c'è scritto 30-40 minuti fino a 180 gradi, appunto. A dopo. Meno male che me ne sono accorta, se no mi bruciava. Adesso vedete che non serve comunque imburrare la teglia perché adesso scotta, si separa da sola la torta, come vedete. Adesso aspettiamo che si raffredda, poi la tiriamo fuori e mettiamo sopra lo zucchero a velo. Meno male che me ne sono accorta, almeno non l'ho bruciata. Meno male. Ragazzi, operazione, mi sono fatta anche la coda, operazione delicata e adesso danni assicurati? Staremo a vedere. Comunque, adesso devo capovolgerla perché non è freddissima, ma è tiepida, quindi è sufficiente per capovolgerla.
Dai che facciamo danni, dai Cati, vai che ce la fai a far danni anche oggi. No, per ora sembrerebbe di no. Adesso dobbiamo estrarre questa qua. Vedete? Meno male che l'ho tirata fuori, se no mi stava per bruciare e me lo sentivo. Rimettiamo questo sopra e adesso bisogna ricapovolgerla. 3, 2, 1, via! Voilà! Sì, mi è venuto! Adesso mettiamo sopra lo zucchero a velo. Vi faccio vedere. Ta-da! Non l'ho rotta almeno. Zucchero a velo, adesso la lasciamo raffreddare per bene, poi mettiamo lo zucchero a velo e la tagliamo. E da Dan, a parte aver sporcato tutta la tovaglia, che dopo devo mettere a lavare la tovaglia e la cambio, visto che ho quella di scorta uguale identica, questa è la tortina. Adesso tagliamo una fettina e vediamo com'è. Ho anche appena finito di mangiare, però è avanzata un po' di pasta e quindi adesso, perché non sono tanto, cioè, in forma oggi, non so perché, c'è un po' lo stomacchino che brontola, ma non perché ho fame, boh, non lo so, comunque sono strana di stomaco. Adesso devo lavare tutti i piatti e poi tra poco dovrebbe arrivarmi il corriere perché mi è arrivato anche l'email. E direi anche che ne ho pochi di piatti da lavare, aiuto! E neanche a farlo apposta è arrivato il corriere, ho la mano sopra perché c'è l'indirizzo ovviamente ragazze, non posso farvelo vedere, però è arrivato il corriere con il pacco di notino, quindi nel prossimo video, vabbè qua c'è sito il peso, quindi nel prossimo video ci sarà lo spacchettamento che il Cri non vuole che lo apro, quindi devo aspettare lui stasera perché sono i trucchi che mi ha comprato lui con la mystery bag e ha scelto lui i prodotti, cioè in realtà ho pagato io stavolta, però me li ha presi lui, quindi il prossimo video sarà di questo, vedremo cosa ha scelto per me. Spero trucchi belli, amore. Dimmi che me ne hai scelti belli, ti prego. E soprattutto, più che altro, spero che mi abbia preso delle cose che mi servono, che non ho già, però ho paura anche di quello. Perché lui, bene o male, sì, li conosce i miei prodotti, però non precisamente con le cose che compro. E quindi ho paura che mi abbia preso doppioni, ma magari no, dai, mi sono io che mi faccio la testa, non ci penso fino a stasera. Anche perché è l'una, quindi io fino a stasera ho sto pacco qua. Curiosa come sono io, sono una gran curiosona, però devo portare pazienza, devo aspettare lui stasera e stasera vi faccio il video che voi vedrete comunque come prossimo video, non in questo vlog. Adesso vado a lavare i piatti, poi passiamo ai saluti e vi saluto. Finito ragazzi, adesso vi saluto. In questo sono stanca morta, ma va bene. Dietro lì c'ho anche un casino nella credenza. Devo mettere, guardate che confusione. Un giorno magari faremo anche il vlog dove metteremo a posto la credenza. Sto controllando perché mi è arrivata un'altra email che dovrebbe arrivare un altro corriere con il regalo di una mia amica, quindi speriamo. Comunque, passiamo ai saluti di oggi e oggi saluto Simona 91, Alessandra da Torino e Giorgia Alfiero. Vi mando un bacione grosso grosso, grazie che mi seguite e se volete essere salutati ovviamente nel prossimo video di Notino, che non vedo l'ora di scoprire cosa ci sia nel pacco, ma va bene, e soprattutto in tutti gli altri vlogmas che vi divido un po' per volta, fatemi sapere giù nei commenti scrivendomi hashtag salutami, io vi saluterò. Io vi mando un bacio grosso grosso, oggi pomeriggio mi riposo. Anche perché poi c'è una cosa bella da dirvi, che il 70%, come vi dicevo ieri, forse si esaudisce, quindi finché non sono sicura al 100% sono fatta così e non dovrei neanche dirlo per non lanciare il sasso, perché poi nascondo la mano. Vabbè, tutti i miei discorsi strani di oggi, un bacio e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao, perché io pubblico da lunedì al venerdì e poi sabato e la domenica mi prendo una pausina e poi si ricomincia lunedì e venerdì tutti i giorni. Ciao!